la triennale per l'invito ad essere qui e avrei appunto ringraziato immediatamente Gianfranco Barucchelli, Carla Sublizzi e la Fondazione Barucchelli, insieme ad Alessandro Rabottini che è il curatore at large del Museo Madre di Napoli, perché circa 2 anni fa abbiamo iniziato questo percorso nell'ambito della fondazione, si chiama questo percorso, si intitola Per formare una collezione, quindi per costituire una collezione. E grazie alla generosità di Gianfranco Barucchelli, grazie alla cura, al dettaglio della ricerca garantita dalla Fondazione Barucchelli, ringrazio ancora Carla Sublizzi, sono iniziati ad entrare in un momento in cui, come forse alcuni di voi sanno, il museo era ancora privo di una collezione stabile e importante, alcuni dei capolavori che vedrete nella mostra col cinema qui in triennale. Quando qualche tempo fa è arrivato attraverso Alessandro Rabottini, che è il curatore at large appunto del Museo Madre, la proposta da parte della triennale di dedicare la prima grande mostra al cinema, all'immaginario cinematografico di Gianfranco Barucchelli, siamo stati felici per 2 ragioni sostanzialmente. La prima è che crediamo che questa parte, questo corpo di lavori nella produzione, nella ricerca di Gianfranco Barucchelli sia assolutamente importante, sia straordinariamente importante nella comprensione e del suo lavoro e di molte delle estetiche del contemporaneo che hanno a che fare con il film, con il video, con le relazioni tra l'immaginario e l'impegno, diciamo così, nella realtà quotidiana di cui il cinema di Barucchelli è sempre catalizzatore. Quindi siamo molto felici per ragioni, diciamo così, estetiche, ma siamo anche felici per ragioni istituzionali. Qui chiudo il mio ringraziamento, perché è molto bello quando le istituzioni italiane possono, deputate al contemporaneo, vogliono collaborare tra di loro. Come sapete, occupandovi di comunicazione non accade così frequentemente, e invece credo che da quando, permettetemi questa, di sottolineare questo aspetto, da quando forse c'è una generazione diversa alla guida, diciamo così, delle decisioni istituzionali, e forse anche per effetto, come dire, di una situazione economica che ci spinge a dover, come dire, fare lo stesso, addirittura di più, con risorse leggermente inferiori, questa collaborazione è diventata invece proprio elemento fondante e caratterizzante della gestione istituzionale in questo momento. Se quest'anno abbiamo collaborato per la mostra di Spalletti con altri 2 musei, Maxi di Roma e la GAN di Torino, siamo felicissimi di rinnovare questa collaborazione che unisce l'Italia, unisce le istituzioni tra di loro, regionali, comunali, provinciali, il pubblico ed il privato, nel nome soprattutto, e questa è la ragione di maggiore felicità, del sostegno alla grande arte italiana. Io sono convinto che quando le istituzioni italiane collaborano tra di loro e quando riescono a collaborare su grandi maestri dell'arte italiana, anche il palcoscenico internazionale si renderà più consapevole della forza della nostra storia dell'arte, della forza delle nostre istituzioni. Quindi un ringraziamento alla Triennale per aver creduto, e ad Edoardo, al Presidente, a tutto il CDA per aver creduto in questa collaborazione. Porto ovviamente i ringraziamenti e i saluti in questo senso del mio CDA e della mia istituzione, e un grazie finale da parte di tutto il Madre di cuore a Gianfranco, che continuerà questo percorso, diciamo, forse non con la straordinaria presentazione, ma forse, come dire, con qualcosa di analogo, ora inizieremo a lavorarci, delle sue opere cinematografiche ad aprile al Madre nell'ambito appunto del progetto che continua per formare una collezione. Grazie. Allora, vi ringrazio per essere intervenuti oggi a questa presentazione stampa. Io innanzitutto ringrazio Edoardo Bonaspetti di Milano per questo invito, perché io ho vissuto 10 anni a Milano e per me poter lavorare in questa istituzione sulla cui, come dire, programmazione espositiva mi sono formato e sono felicissimo di poter presentare al pubblico 2 artisti come Gianfranco Barucchelli e John Nathan, perché secondo me sono 2 artisti che sono estremamente importanti all'interno della storia dell'arte, ma sono importanti perché ci dicono fondamentalmente nella diversità della loro pratica, l'approccio multimediale, trasversale che hanno avuto ai diversi linguaggi, quanto è importante, come dire, analizzare criticamente i sistemi di conoscenza che esseri umani ci danno. Infatti le mostre sono radicalmente diverse, perché radicalmente diverse sono le pratiche artistiche di questi 2 maestri, però sono, diciamo, idealmente, dal fatto che entrambi
hanno, attraverso una molteplicità di mezzi, quindi quello che è un atteggiamento estremamente sperimentale, trasversale, fondamentalmente analizzato quella che è la posizione dell'uomo come individualità e come singolarità all'interno dei sistemi che si sono messi interpretativi come la religione, la filosofia, la scienza, la biologia politica, andando oltre quello che è il dogmatismo di una di queste per cui ecco perché abbiamo deciso insieme con Eduardo di presentare queste due pratiche così difficili da categorizzare, da introdurre quelle che sono state, come dire, per decenni le categorie della storia dell'arte che ci siamo servite, cioè quelle dei grandi monumenti. Ecco, sia John Nathan che Gianfranco Torpello sono due artisti che hanno per decenni portato avanti una ricerca estremamente individuale, al di là dei gruppi, al di là dei movimenti, e proprio oggi dobbiamo guardare al loro lavoro come un lavoro che è fondamentale per interpretare lo stato di complessità all'interno della quale ci troviamo. Quella di Gianfranco Baruccello, appunto, è una mostra dedicata alla sua riflessione sull'immagine di movimento, alla sua critica, diciamo, all'idea che il cinema debba essere intrattenimento, spettacolo, quindi con un grande afflato concettuale. Quello che vi invito a fare è vedere come abbiamo costruito una narrazione in cui i film e i video che abbiamo prodotto dall'inizio degli anni 60 che tuttora produce, qui ne presentiamo 16, che era la più grande selezione presentata fino ad ora, ma all'interno di un gruppo di 80. Però abbiamo costruito questo percorso narrativo accostando questi film ad altre opere che non sono film, che quindi sono di scultura, installazioni, scultura, disegno, romanzo sperimentale, mostrando come gli stessi temi, le stesse idee, le stesse preoccupazioni, sia teoriche che formali, abbiamo attraversato diversi mezzi espressivi. Ovviamente, come è stato già fatto, io ringrazio la Fondazione Borghello, Gianfranco, per l'entusiasmo che ha messo da subito questo progetto, Carla Subrizzi che è stata molto vicina nello scavare nella complessità e nella ricchezza del lavoro di Gianfranco, che ogni volta che uno pensa di essere arrivato a un risultato scopre qualche cosa che non conosceva e tu devi iniziare da capo, e la Galleria Massimo De Carlo che ci ha anche loro sono stati molto vicini nella realizzazione di questo progetto. Mentre la mostra di John Latham è la prima mostra retrospettiva dedicata a questo artista, sono particolarmente felice di presentarla anche perché grazie al prestito dell'unica opera di John Latham presente all'interno della collezione italiana, cioè presente ora nel Museo della Visione del 1900, ma che viene dalla raccolta Moschini-Stelling, abbiamo potuto mostrare il fatto che John Latham già a partire dalla metà degli anni 50 era in contatto con Milano, quell'opera viene acquistata in una mostra a Milano, quindi testimonia delle relazioni con Lucio Fontana, testimonia delle relazioni con Pierre Stanè, con il nuovo realismo, quindi è, diciamo, l'inizio di un'analisi che riposiziona questo artista estremamente importante all'interno di un discorso più europeo e meno esclusivamente. Quindi anche secondo me questa mostra non è solo una presentazione del lavoro, ma è anche, come dire, un piccolo tassello per una costruzione, diciamo, storiografica più complessa che mette in comunicazione Milano con quella che era Londra tra gli anni 50, 60 e 70. E ovviamente per ringraziare la John Latham Foundation che ci ha dato un supporto scientifico ineguagliabile, ringrazio anche la Tarina Edison che, come sapete, è sia a Londra che a Milano e che quindi ci ha permesso di costruire questo ponte. Gianfranco Borbello, che è qui presente, è felice di rispondere alle vostre domande perché avete visto le mostre, come sono io felice di rispondere a tutte le vostre domande.